Sul Cura Abruzzo, come avevamo preannunciato, noi dell'opposizione siamo ancora in ritardo e molti cittadini abruzzesi, molte partite IVA abruzzese vedranno i primi contributi soltanto tra molto tempo. Quindi di conseguenza abbiamo più volte ribadito che andava fatto un ragionamento diverso e oggi purtroppo i fatti ci danno ragione. Nel frattempo inizia oggi, iniziata questa notte, diciamo, la campagna vaccinale, la richiesta, le adesioni cominciano ad essere raccolte dalle ASL e vediamo che ci sono problemi sui portali, quindi la disorganizzazione regna ancora sovrana. È su tutto questo che noi chiediamo risposte certe e incalziamo la maggioranza chiedendo che ci siano poche cose fatte bene, rapide e che diano delle risposte veloci agli abruzzesi.